Ragazzi, quest'anno sarà dura, sarà dura, sarà durissima quest'anno. Cioè, voi prendete il Milan, no? 12, 13 acquisti, due acquisti per ruolo. Non bada a spese, non bada a spese. È davvero una super squadra. Si è fatto uno squadrone. Si è fatto uno squadrone, Cardinale l'aveva promesso però, l'aveva promesso e si è fatto uno squadrone, ragazzi, e fa paura, fa paura. Oggi il Milan fa paura, però ragazzi, quello che ho visto stasera non me l'aspettavo proprio. Una Juve straripante, una Juve che si mangia le fasce, una Juve che è dominante, dominante, dominante. Io infatti non vedo l'ora di pubblicare questo video perché voglio proprio andare a vedere le facce contente degli Juventini, ma degli Juventini veri, non quelli che parlano dell'Inter, gli Juventini veri. Voglio proprio andare a vedere la loro felicità, la loro contentezza. Ragazzi, una difesa solidissima. Dalla difesa della Juve non si passa. Ma la cosa bella, sapete qual è? Che tu in difesa non ci arrivi proprio. Tu alla difesa, cioè arrivare nei pressi della difesa juventina non ce la fai, non ce la fai perché c'è un centrocampo che ti blocca e non ti fa vedere il pallone, non ti fa vedere il pallone. Tanta roba questa Juve, ragazzi, tanta roba. Ha spaccato il Norimberga, è andata lì in Germania, si è mangiata il Norimberga e ha detto tu a me non mi servi. Ed è così, ragazzi, è così, davvero tanta roba, davvero tanta roba. Io fossi Juventino sarei orgoglioso, sarei orgoglioso, sarei davvero orgoglioso. E Vlahovic, mamma mia, che giocatore, ragazzi, se li merita tutti, 12 milioni che prende, perché da quest'anno prenderà 12 milioni, se li merita tutti, se li merita tutti, ragazzi, se li merita tutti, se li merita tutti. Un cecchino, io ricordo, no? Anzi, facevano bene gli Juventini a sfottere Lautaro, no? Che non segna mai un rigore. Però, ragazzi, è un fenomeno, è un fenomeno, è un fenomeno. Davvero, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Le azioni del Norimberga venivano fermate subito in attacco. Vlahovic che scappava da una parte all'altra, pressing, pressing maniacale e si prendeva il pallone, si prendeva il pallone. Ragazzi, questa Juve è tanta roba. Tra il mercato del Milan e questa Juve che abbiamo visto stasera, io ho paura.